Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport, il giorno delle lacrime e della commozione per l'ultimo saluto a Vincenzo Matarrese. Questa mattina in cattedrale ex giocatori, dirigenti e allenatori hanno reso omaggio all'ex presidente del Bari. C'era anche Enzo Tambora. Buon pomeriggio Enzo. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Qui sono le immagini dell'esterno della cattedrale di Bari, che all'interno invece era gremita, c'erano davvero migliaia di persone, poi il feretro con la sciarpa biancorossa, e all'uscita forse noi non c'eravamo più con le telecamere. Qui vediamo Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Bari, qui l'attuale presidente Pavaresta con il padre e altri dirigenti del Bari. Insomma, all'esterno alla fine uno striscione degli ultras con il saluto ciao presidente, a mettersi completamente alle spalle anche i dissapori del passato, a mio avviso dissapori anche normali, perché qui parliamo di un rapporto che è durato 28 anni e in 28 anni di storia è inevitabile che ci siano incomprensioni, che ci siano litigi, anche momenti belli condivisi insieme. Comunque è stata una vera storia, e Matarrese, Vincenzo Matarrese, passa alla storia del Bari. Del resto nessuno ha guidato la società più di lui. 28 anni sono veramente tanti, e immagino che con l'evoluzione del calcio moderno, dove le cose sono un po' usa e getta e durano poco, sarà ancora più difficile battere questo record. Immagino Enzo che da un punto di vista emotivo sia stata comunque una mattinata particolare. Avrò avuto modo anche poi di ascoltare anche le parole poi dei tanti personaggi che hanno accompagnato poi in questa lunga storia l'ex presidente del Bari Vincenzo Matarrese. Sì, non avere dubbi, perché comunque chiaramente hanno parlato anche persone molto, molto legate a Matarrese. Alla fine hanno parlato il fratello Antonio, ha parlato il presidente di Confindustria De Bartolomeo, perché parliamo di Matarrese come di un presidente di una squadra di calcio, ma in verità forse il suo primo lavoro era quello di essere un imprenditore del settore edilizio. Chiaro, poi magari in tutto quello che avviene in questi casi c'è anche molta retorica e molta ipocrisia, perché quando uno non c'è più si ricordano soprattutto le cose belle. Però credo che sia un omaggio doveroso nei confronti di una persona, e devo dire, dal mio punto di vista, tu sai quanti scontri abbiamo avuto, perché il mestiere di chi fa il giornalista è anche ingrato a volte, devi essere, infatti ho fatto le condoglianze alla moglie, la moglie ha detto quanto veleno ci hai fatto fare, però l'ha detto col sorriso sulle labbra, e la stessa cosa ha detto Antonio Matarrese. Ma al di là di questo, direi l'aspetto che più vorrei evidenziare, devo dire che questo è anche un insegnamento nella vita mia e nella vita di chiunque, e che comunque Vincenzo Matarrese, per quanto all'inizio magari reagisse con una sfuriata anche piuttosto violenta, fra virgolette, sapeva perdonare subito dopo. Io credo che è un insegnamento questo nella vita, cioè per quante cose possano accadere si deve anche andare oltre la lite, bisogna sempre cercare di costruire al di là di una lite, e questo Vincenzo Matarrese lo faceva puntualmente. Io adesso magari non è il momento di far vedere queste immagini, ma in alcune interviste che venivano magari dopo degli screzi, degli scontri che avevamo avuto, lui sorrideva con un sorriso bonario, per un sorriso di un uomo di pace. Come se nulla fosse accaduto. E credo che questo sia il dono che dal punto di vista proprio strettamente umano e personale Matarrese mi ha lasciato. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea. Pronto? Ciao Cristian, Nicola Fidettista. Ciao Nicola. Ciao. Allora, per un saluto al Presidente, ma quello che vi rimprovero è che il suo sogno, cioè portare il Bari in Europa, non è riuscito a realizzarlo, forse per diversi motivi. Comunque ho seguito la tua diretta oggi di Repubblica, ti hanno rifiutato qualche intervista, forse hai capito a chi mi riferisco, per la continuità della Presidenza. Uh-huh. Non capisco il perché, a meno a dire che lui è il successore, ma vabbè, non fa niente, lui è passato davanti. Se ti riferisci a Pavaresta, mi ha risposto. Ho già scritto tutto su Facebook, che dovevo scrivere. Non si è sentito, ha detto ho scritto tutto su Facebook. Sì, ieri attraverso una lettera sulla propria pagina Pavaresta in questo momento è abbastanza teso, e bisogna capire anche i motivi per cui
è teso, anche se mi risulta siano in arrivo notizie di uno sblocco di parte del denaro. Pare che una disponibilità di, così mi risulta, sarebbe, usiamo i condizionali, ma 4,5 sarebbe la sua disposizione. Mi dicono non tutti di Nordin, ma di altri alleati. Siamo ormai al momento della verità, perché il 21 bisogna dimostrare coi fatti di poter salvare il Bari. D'altra parte, peraltro, c'è un socio minoritario molto, molto agguerrito che pare sia disposto addirittura a tirar fuori tutte 7,5 che servirebbero per la ricapitalizzazione. Però la prima parola spetta a Paparesta, che è il socio al 95%, e Paparesta si sarebbe mosso molto nelle ultime ore e avrebbe ottenuto dei risultati. Usiamo i condizionali, ma a me questo risulta e voglio dirlo. Poi che sia teso, che abbia un carattere anche un po', come dire, all'impronta dell'essere permaloso, insomma, per certi versi i caratteri non si cambiano, certo si possono anche migliorare nel tempo, però non si cambiano. Diciamo che se vuol prendere, come ha detto lui, esempio da Vincenzo Matarrese, diciamo, in alcuni casi provi anche ad andare oltre magari degli scontri iniziali. Probabilmente la figura è più giovane di Vincenzo Matarrese, sì, ha meno esperienza anche dal punto di vista umano. Io mi auguro, perché una convivenza più cordiale, più serena, può far bene a tutti, può far bene al Bari, insomma, che sappia anche andare oltre magari delle situazioni che inevitabilmente, perché se sei presidente del Bari devi anche aspettarti qualche volta qualche critica o qualche sottolineatura che non ti piace, altrimenti sarebbe troppo facile fare il presidente del Bari. Sì, dei motivi di frizione andare oltre, diciamo, lui ha dei tempi di maturazione del perdono che sono un po' più lunghi rispetto a Vincenzo Matarrese. Se, come ha scritto, Matarrese deve essere il suo esempio, che prenda anche questo come esempio, perché può servire a lui e può servire anche a tutti quelli che gli stanno intorno. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Cristian, scusa, io stavo finendo di dire il mio pensiero, poi avete parlato voi. Vai, Nicola, vai. No, ascolta, sì, stavo proprio dicendo questo. Che ha scritto su Facebook quello che lui deve fare, deve prendere esempio da Matarrese. Matarrese con la stampa era più libero, era più simpatico, era più collaborante. Però fatemi dire l'ultima battuta. Finirà l'hashtag dietro Paparesta c'è Matarrese. Purtroppo non lo diranno più adesso. Va bene. Ciao. Grazie Nicola per il tuo intervento. Enzo, volevo vedere anche il ricordo tratto dalla pagina Facebook del Bari, proprio di Vincenzo Matarrese, anche per omaggiare appunto la figura dell'uomo e dell'ex presidente del Bari. Vediamo. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Questo è il ricordo del Bari. Enzo, ti chiedo qual è invece proprio il tuo ricordo, poi al di là magari di qualche screzio che c'è stato nel corso degli anni, per un ricordo davvero personale che poi ti lega alla figura di Vincenzo Matarrese. No, la cosa che mi incuriosiva è che quando l'attaccavo, e qui credo che sia proprio il senso anche della genuinità del personaggio, lui mi diceva: ma com'è possibile che tu mi attacchi, sei amico di mio figlio, perché in effetti io ho condiviso anche qualche partita di calcio con Michele, uno dei figli di Vincenzo Matarrese, per cui lui non si dava pace, perché diceva: com'è possibile che un amico di mio figlio poi abbia da criticarmi in televisione? Ma ripeto, ci sono due fronti. Dal punto di vista umano, per me è stato sempre inattaccabile Vincenzo Matarrese, e mai l'ho attaccato. Dal punto di vista del dirigente del Bari, del presidente del Bari, a mio avviso è stato spesso, non so se perché per sua volontà o perché consigliato anche male, è stato spesso troppo lontano da quelle che erano le esigenze e le pulsazioni della,
della piazza, cioè la piazza voleva A e lui faceva B, questo era un po' sotto gli occhi di tutti. Da questo punto di vista Papareste è stato più scaltro, nel senso che lui fa spesso quello che vuole, la piazza, insomma, sì, che vuole la tifoseria, a volte anche in maniera eccessiva per certi versi. Invece Matarrese faceva di testa sua, nel bene e nel male. L'ho detto anche ieri, intervistato dalla Bucci, ad esempio, erano comprensibili le cessioni di giocatori come Cassano o Ventola, per i quali era possibile fare delle grandi plusvalenze, però non fare tutto il possibile per trattenere giocatori come Ingson, facciamo un esempio, o giocatori come Tovaglieri, o giocatori come Protti, beh, questo io glielo, come dire, glielo addebitavo, lo mettevo nel conto, perché non mi piaceva questo non tener conto in assoluto delle esigenze di una piazza passionale come quella di Bari. Fermo restando che poi lui era testardo e quindi faceva di testa sua, ripeto ancora una volta, nel bene e nel male. Un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Cristian, ciao Enzo. Io sono rimasto colpito, stranamente, devo dire, perché sinceramente loro non hanno mai avuto molta dimestichezza, secondo me, proprio con cioè a lanciare messaggi verso noi tifosi. Invece oggi le parole uscite da Torino Matarrese, cioè si vedeva proprio che finalmente abbiamo capito, cioè abbiamo avuto un messaggio dall'uomo Matarrese, che sia Vincenzo sia Torino, alla fine cambia poco. Però il messaggio che ha lanciato, io mi auguro, cioè magari sono favole che uno vive sentendo quelle parole, però mi auguro veramente, se potete mandarlo magari, perché l'ho visto sul sito, mi auguro veramente che questo venga fatto. Cioè lui parlava proprio di essere tutti uniti, gli screzi ci sono, tutti quanti abbiamo criticato, l'ho detto già ieri, ma veramente, cioè, credetemi, l'augurio più grande, a prescindere dai risultati sportivi, è che veramente qua a Bari, magari da una persona che abbiamo, tra virgolette, odiato, possa nascere realmente la compattezza che manca a noi. Solo questo. Grazie. Grazie. Beh, è vero, perché diciamo, al termine della celebrazione hanno preso parola alcune persone molto vicine a Vincenzo Matarrese, tra cui Antonio Matarrese, che ha detto anche una frase che magari molti di noi hanno sempre pensato, ma che magari fino a questo momento non avevamo sentito, in pochi avevano sentito, cioè Bari ci ha dato tanto, si riferiva ovviamente sia all'aspetto imprenditoriale, mi riferisco all'imprenditoria edilizia che dal punto di vista calcistico, aveva detto anche, ha detto anche ci sono stati scontri, ha fatto riferimento anche alla politica, ha detto, però cerchiamo di costruire tutti insieme qualcosa di diverso, una Bari migliore, insomma, una Bari dove ci possa essere più armonia. Diciamo che sono state parole che non sempre abbiamo sentito da Antonio Matarrese, che hanno un peso ancora più forte perché pronunciate in una situazione del genere. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci insieme con Enzo Tambora, 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Vogliamo dire anche chi c'era oggi, sì, insomma, tra i personaggi diciamo che hanno fatto un po' la storia del Bari, diciamo, non sono sfuggite, noi non so se abbiamo le immagini di tutti, però avete visto già Giorgio Perinetti, c'era Carlo Regalia, c'era Eugenio Fascetti sì. C'erano molti giocatori del passato, Alberto Bergossi che è arrivato per l'occasione a Bari, o quelli più locali come Terra Cenere, ovviamente Giovanni Loseto, Pietro Maiellaro, c'erano tanti tifosi, c'erano rappresentanti della Lega, della Lega Calcio, e poi c'era tanta gente comune, insomma, che ha condiviso questo momento, oltre vedete il sindaco De Caro, c'era anche il presidente della Regione Puglia, Emiliano, qui Antonio Di Gennaro, lo vedete, Giorgio De Trizio, poi c'era Piero De Ronzo, segretario del Bari per tanti anni, Checco Palmieri, Gigi Anacrerio, Fausto Pari, che è stato direttore sportivo, sì, del Bari nel passato, Claudio Garzelli, altro dirigente del Bari, insomma c'era tanta gente. Qui vediamo Giorgio Perinetti, qui il presidente Papareste, salutiamo anche gli amici Marangon e Foglianese. Non so se abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
Ciao Cristian, saluto Enzo, sono Gianni Dagliapoli. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Io sono d'accordo con Enzo, anch'io sono stato critico nei confronti dei Matarrese quando vendevano i giocatori che potevano trattenere a Bari. Però poi gli abbiamo voluto bene quando lui creava la squadra, e parlo della squadra ad esempio di Ventura, di Conte, eccetera, gli abbiamo voluto veramente bene. Ciò che mi fa senso è vedere in quella chiesa tanta gente, e parlo un po' della politica, che ha fatto la guerra non solo ai Matarrese, ma anche alla squadra del Bari, impedendo di emergere. Grazie, buona giornata. Ma guarda, quando la guerra, il discorso è questo, ognuno deve interpretare un ruolo. Se è stato interpretato nel rispetto delle regole o per far rispettare le regole è un discorso, se non è così è un altro discorso. Quindi io non farei ancora questa distinzione fra chi è stato buono e chi è stato cattivo. Insomma, non ha senso, a maggior ragione, in una giornata come questa. Adesso, questi sono comunque, lo dicevi prima, anche giorni importanti per il futuro del club biancorosso. Il 21 si avvicina, la sensazione comunque, anche quello che traspare poi dalle persone vicine al presidente Gianluca Papareste, che si stia arrivando verso una soluzione comunque positiva. Ma tu sai che io non avevo avuto mai dubbi sul fatto che Papareste potesse portare del denaro in quella data, altrimenti sarebbe stato un arachiri, sarebbe un arachiri pazzesco, sì. Perché, ripetiamo ancora una volta, Gian Caspro voleva ricapitalizzare mettendo in sicurezza il Bari. È chiaro che Papareste il Bari se lo vuol tenere, ora lasciamo perdere il discorso, perché comunque c'è anche l'ambizione personale a essere il presidente del Bari, non è mica un ruolo come dire, che possono far tutti, è un ruolo che ti dà peso, prestigio e probabilmente anche denaro a lungo andare, nel senso ricchezza o diretta o riflessa, perché altrimenti io non credo al fatto che uno possa fare queste cose per missione. Lo fa perché comunque tiene al Bari e tiene anche a se stesso, come ogni uomo. No, cioè, io tengo a te le Bari, ma tengo anche a me stesso. I missionari, francamente, faccio fatica ad individuarli, soprattutto nel mondo del calcio. Io credo che lui abbia trovato le sponde che doveva trovare, che ritengo, da quello che mi dicono, che ci siamo rispetto allo sblocco di una cifra che dovrebbe essere intorno ai 4 e mezzo, che non è la cifra che serve complessivamente ad andare avanti, perché serviranno di qui alla fine almeno 10 milioni di euro, sì. per l'iscrizione al campionato, per pagare gli stipendi, sì. Però già questi soldi dovrebbero servire, a mio avviso, perché da quello che mi risulta, entro il 21 giugno devi onorare al 35% la ricapitalizzazione, che vuol dire con 2,5, 2,6 ce la fai. E poi dopo 2 giorni c'è il pagamento di 2,2 di stipendio. C'è la data del 22 giugno che potrebbe permettere appunto l'inserimento poi ad altri soggetti in società. Quindi staremo a vedere. Da quel che mi risulta, ma ripeto, usiamo i condizionali, ci sarebbe altra gente insieme a Nordin o ci sarebbe altra gente dietro questa operazione. Però a questo punto aspettiamo ancora una settimana e vediamo esattamente quando le carte saranno scoperte di cosa stiamo parlando. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Buongiorno, ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Penso che il ricordo migliore del presidente, che ho criticato come tante altre persone, sia stato il gol di Giaccherini l'altro giorno, che è esattamente identico al gol che fece Barreto quando segnò contro l'Udinese, se non sbaglio, nell'anno di Ventura. Sì. Ed è proprio l'esempio Bari che è stato mutuato fino alla nazionale, ed è forse quello che mi fa anche un po' dispiacere, proprio del fatto che non si sia fatto quel passo in più che serviva per poter arrivare in alto. Grazie, soprattutto, e si riferisce al Bari di Antonio Conte e quello di Giampiero Venturi in Serie A. Sì, Vincenzo Matarrese era un uomo di forti principi, sapeva sopportare, ma quando finiva la sopportazione era capace anche di farsi del male. Non dimenticare che sotto la gestione Matarrese alcuni giocatori che non rigavano dritto sono stati pagati senza giocare. Ricordo il caso di Spinenzi, se non vado errato, non lo fece giocare, noi retrocedemmo quell'anno. E Spinesi prendeva lo stipendio senza giocare al calcio, e anche con Antonio Conte, che pure Matarrese ha considerato un figlio, da quello che so io il giovedì puntualmente andavano a cenare insieme con le rispettive mogli, perché lo voleva anche un po' coccolare, perché lo vedeva come un giovane allenatore. Beh, quando Conte
ha cominciato a battere un po' i pugni perché voleva subito i rinforzi per fare la Serie A, ricorderai, lì si è rotto un altro rapporto. Cioè lì Matarrese è stato intransigente, come era nel suo carattere quando gli altri non capivano quello che c'era da fare. E quindi in quell'occasione, diciamo, si è rotto l'idilio con Conte. So però che Conte, da quello che mi risulta, è molto toccato da questa vicenda e chiaramente in questo momento ha da pensare agli europei, però in qualche modo farà sentire in qualche modo la sua vicinanza, certo. A Vincenzo Matarrese. Come ha fatto poi Leonardo Bonucci, anche lui attraverso il suo profilo Facebook. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Cristian. Ciao. Pronto? Sì, Mimo, ti sentiamo. Ciao Mimo, ciao. Un saluto a Enzo anche. Ciao Mimo. Voglio dare condoglianze alla famiglia Matarrese. Mi dispiace tantissimo, perché sono sempre il nostro presidente, nel bene e nel male, comunque... Togliendo gli ultimi 2 anni, diciamo, qualche giocatore importante ce l'ha fatto vedere anche lui. Inoltre ci ha preso uno o due allenatori più importanti in Italia. Il primo, il mio idolo, è Antonio Conte, che lo saluto, e ci teneva molto anche lui, ci tiene ancora lui alla città di Bari, è l'allenatore più bravo che esiste italiano. Grazie Mimo, grazie poi, per il tuo intervento. E complimenti anche a Sport Italia che ieri ha regalato una clip per i Matarrese. Quindi, grazie per il tuo intervento, grazie. Beh, quantomeno doveroso, perché lo ricordiamo, gestire una società per 28 anni non è da tutti, un pezzo di storia, sì, non solo di Bari ma del calcio italiano. Sì, io credo che entri in quella galleria di personaggi di un altro calcio, che sì, non c'è più. Non ci sono più. Perché oggi è il calcio degli speculatori, degli avvoltoi, di gente senza scrupoli, di gente che a volte prende i soldi e scappa. Purtroppo sono pochi, a mio avviso, i dirigenti di calcio al di sopra di ogni sospetto. Del resto, come dire, anche lo stesso svilupparsi del calcio scommesse dimostra che l'ambiente è completamente malato. Per carità, anch'io sono dell'idea che anche nel passato accadevano queste cose, c'era il Toto Nero, allora non era calcio scommesse, però è un circuito, a mio avviso, dove purtroppo la parte sana è soprattutto legata a gran parte della tifoseria, non tutti, ci sono dei giocatori molto seri, dei dirigenti, però c'è anche, evidentemente si annida un virus che tende un po' a distruggere i valori per i quali ci siamo affezionati tutti a questo sport, ci siamo legati in maniera appassionata. Ancora pausa pubblicitaria, tra poco. Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra e c'è anche un ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno, senti, sono, ciao Cristian, ciao Enzo, ciao, sono Michele. Ciao Michele. Io sono uno di quelli che ha contestato Matarrese e diciamo ha anche gioito quando abbiamo fatto dei bei campionati, ha portato i grandi giocatori. Secondo me purtroppo lui non c'entra niente con la famiglia. Lui voleva bene al Bari, purtroppo era vincolato dal discorso familiare, più di tanto non poteva fare, quindi per lui questo è stato anche il fatto di aver portato i libri in tribunale. Lui secondo me fino alla fine voleva salvare la squadra, però evidentemente non poteva fare più di tanto avendo, diciamo, i fratelli che... Però posso dirti una cosa, anche questa è una cosa a mio avviso errata. Cioè, che lui magari fosse legato in maniera particolare al Bari è un discorso. Poi su questo io a volte ho avuto anche qualche battibecco con Antonio Matarrese quando dissi che, diciamo, Vincenzo Matarrese non era un vero tifoso del Bari. Allora, io faccio un distinguo fra una cosa e l'altra. Vincenzo Matarrese era profondamente legato al Bari in quanto sua azienda. A mio avviso invece... Il tifoso, che poi alla fine diventi tifoso della tua azienda in maniera, perché lui ha dato tutto quello che poteva per il Bari in quel periodo, va bene? Sì. Ma questa è una polemica sterile che non porta a nulla, diciamo che però lui ha fatto grandi cose per il Bari, per cui rimane questo il discorso.
Per quel che riguarda invece, i Matarese decidono congiuntamente, sono una famiglia, un blocco, quindi le decisioni vengono prese in tutti i settori, immagino, di comune accordo e insieme, quindi non si deve pensare che uno volesse una cosa e un altro. Magari Vincenzo Matarrese provava anche a spingere nella direzione del Bari, però le decisioni in quei casi, in famiglie così strutturate, vengono prese insieme, di fronte, o meglio a tavola, o diciamo nell'ambito di un incontro in famiglia, però le decisioni vengono prese insieme. Quindi tutto quello che è accaduto nel bene e nel male, che Vincenzo fosse il presidente, quello che doveva prendere le decisioni quotidiane, però alle spalle c'era la famiglia Matarrese che prendeva decisioni di comune accordo. Un altro ascoltatore in linea, poi vi mostreremo anche un sondaggio realizzato dalla Moab Eventi. Pronto? Pronto? Sì. Ciao. Pronto, buonasera, sono il professor Ettore. Saluto Ettore, ciao caro, ciao, 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 ciao. Volevo dire solo una breve cosa. Matarrese per i primi anni dopo che è subentrata De Palo ha fatto secondo me abbastanza bene perché ci ha regalato molte soddisfazioni, però devo dire che dal secondo anno della promozione di Ventura praticamente in un certo senso ha abbandonato la società, nel senso che non ha provveduto a rafforzare la società dal punto di vista tecnico, a parte le scommesse. Il Bari avrebbe avuto bisogno a quell'epoca di un paio di attaccanti, si sarebbe tranquillamente salvato a mio avviso, e da lì è poi cominciato poi tutto diciamo quel fatto che ci ha portato inesorabilmente alla Serie B, da cui adesso è veramente difficile risalire perché la concorrenza è alta. Quindi io, ecco, nel ricordo bello del presidente, perché ho vissuto anche da ragazzo, devo dire però che l'ultimo periodo, gli ultimi anni, forse non è stato circondato da persone, dopo Perinetti, insomma, brave, da consigliarlo dal punto di vista essenzialmente tecnico. Grazie, grazie, grazie. Ma, Ettore, la verità è che comunque la crisi del Bari si è intrecciata con la crisi del gruppo Matarrese, perché ha avuto difficoltà anche il gruppo alla fine, quindi il Bari forse ne ha subito le conseguenze anche più gravi. Si era capito a un certo punto che si andava verso un disimpegno. Io dico che è una storia tirata un po' per le lunghe, cioè io sono convinto che qualche anno di questa storia poteva essere risparmiato e forse non si sarebbe arrivati al fallimento del Bari, anche se poi per fortuna senza conseguenze tangibili per la squadra di calcio. Però è una storia tirata troppo per le lunghe, una storia che era già finita tanto tempo fa e che è stata un po' trascinata nel tempo. E quando le storie vengono trascinate nel tempo possono venire fuori anche situazioni spiacevoli come quella del fallimento del Bari. Un altro ascoltatore, poi siamo pronti anche con il sondaggio. Pronto? Buon pomeriggio, io sono Giuseppe D'Ambrosio. Ciao Giuseppe, ciao. Giuseppe. Ciao. Enzo, anche noi ci siamo presi tante volte, però non è il caso di continuare a fare polemica. No, ma non stiamo più facendo polemiche. Salutare Matarrese dicendo che da oggi non c'è più un grande presidente, un grande uomo e soprattutto un grande amico. Continuare a dire quello che ha fatto bene o male non serve più, almeno in è più che altro la storia, perché comunque, ripeto, io una cosa è doverosa. Scindiamo da presidente per aver fatto cose buone e meno buone. Da uomo Matarrese, lo ripeto ancora una volta, era inattaccabile e soprattutto, lo ripeto ancora una volta con forza, perché vorrei che questo fosse un esempio per me e per chiunque fosse in visione all'ascolto, aveva un grande dono, quello di saper andare oltre le divisioni e le liti. È uno che sapeva perdonare e non è da tutti, non so se sei d'accordo. Io il messaggio che da oggi mando: il nuovo presidente Paparesta sta da appena 2 anni e l'abbiamo già massacrato. Sembra vedere che la colpa è sempre dei tifosi. Invece molte volte c'è anche la vostra mano. Quindi da oggi vediamo tutti quanti di ripartire in una direzione per il volere del bene, ma soprattutto della squadra Bari. Io vi saluto. Ciao grazie Giuseppe. La vostra mano, se intendi i giornalisti, Giuseppe, noi facciamo un mestiere bellissimo, ma anche
terribile, che a volte ci porta a dover fare le pulci, a dover analizzare delle situazioni. Ognuno faccia il suo mestiere, tu fai il tifoso, noi facciamo i giornalisti. Se io facessi il tifoso sarei più o meno sulle tue posizioni, ma siccome faccio il giornalista devo guardare in maniera nuda e cruda la realtà. Devo dire la mia, può piacere o può non piacere, ma al di là di questo io credo che la cosa più importante in ogni rapporto sia la stima dell'uomo. Io posso criticare chiunque, ma posso anche stringergli la mano al di fuori del suo ruolo. E nei confronti di Matarrese, ripeto, Vincenzo Matarrese, puoi anche fartelo dire dagli stessi figli, o da Michele in particolare, a prescindere dagli scontri professionali, c'era un rapporto comunque di cordialità. Quindi questo ti deve servire a capire qual è il nostro lavoro. Anzi, intanto oggi ho ritrovato uno studio, hai visto, diverso, perché alle nostre spalle ci sono le sciarpe dei seguaci della Nord, dei Bulldog, dei Red David, il cuore pulsante della Avete approfittato della mia assenza per mettere fare una scenografia. Lunedì e martedì c'è stata la mostra dei 40 anni degli Ultras Bari, c'erano anche gli amici José Mono e Davide Abrecia per la Moab Eventi. Vediamo questo sondaggio. Ben ritrovati amici di Mob, il peggio itinerante quest'oggi fatta a Palfortino. La Curva Nord compie 40 anni. Abbiamo chiesto ai tifosi biancorossi qual è la trasferta che vi è rimasta più nel cuore. Allora la risposta. Quale trasferta ricorda con più piacere? Cioè, diciamo con piacere fu la partita a Benevento, quando fu un disordine, un casino. Ed erano i tempi in cui giocava Valentino Mazzola, Pedro Manfredini, penso un po' tu a che anno mi riferisco, e la cosa più bella è che quando siamo arrivati a Venezia, eravamo due pullman organizzati dalla società, siamo arrivati a Venezia, abbiamo preso un traghetto, eravamo tutti baristi, a un certo punto era talmente tanto l'entusiasmo sul traghetto che il traghetto vacillava. Quella che mi ha lasciato qualcosa dentro è stata quella di Trapani, l'anno della remontada, perché di lì è partito tutto, ritengo, quando abbiamo vinto 4-3, perché siamo andati col pullman di linea, io e un amico, da Bari a Palermo, e poi da Palermo abbiamo preso l'altro pullman a Trapani e siamo usciti correndo per riprendere il pullman per tornare a Palermo, perché con gli orari poi non ci trovavamo per il ritorno. Roma indubbiamente per la massiccità di presenze che avevamo, abbiamo conquistato tutta la curva, abbiamo fatto un bel tifo, però ce n'è un'altra che voglio ricordare anche a livello ultras, è stata la trasferta di Napoli col Trino, che è stata una delle più lunghe trasferte perché siamo tornati il giorno dopo, e sotto il nostro profilo, se fa parte anche del nostro mondo, la trasferta di Napoli sicuramente è per me storica. Per noi quella di Latina di due anni fa, nei playoff, eravamo in tanti, ci credevamo e purtroppo è andata così. Vabbè, una trasferta recente, il 15 novembre, il giorno del mio compleanno, Cesena Bari, un risultato inaspettato, vincemmo una gran partita del Bari, quindi la ricordo con piacere, diciamo, ho festeggiato in maniera diversa un compleanno. Indubbiamente quella di due anni fa, del 24 dicembre a Brescia, quando siamo partiti solo 8 persone. Siamo andati lì nonostante fosse un giorno di festa, un giorno sacro per tutti noi, dove tutte le famiglie si riuniscono e sono qui. Invece noi siamo andati là in trasferta a Brescia. Parma Bari si è spesa per nebbia. Eravamo in 15, arrivati da Bari, c'era il Bari Club Torino, club storico della tifoseria barese. Partita sospesa per nebbia. Ma sicuramente a Lecce, che è stata la trasferta dove ci siamo esaltati di più e dove abbiamo portato avanti lo sviluppo. Quella di Venezia nell'82, eravamo un gruppo di ragazzi e quindi me la ricordo perché avevamo uno scontro con i veneziani a Venezia nella piazza San Marco. Arrivamo la mattina presto col treno, eravamo in treno, una ventina di persone, e arrivamo lì e andiamo a fare un giro a piazza San Marco, pensando di non trovare nessuno. Invece c'erano i veneziani, i quali diciamo che avevamo un battibecco molto violento e lì ci fu veramente una rissa. Roma e poi Genova.
Non da tifoso, ma da giornalista, c'è invece una trasferta. No, di da tifoso, da tifoso, anche da tifoso. Da tifoso, sì, sì. Quando il Bari giocò a Cesena, una partita decisiva per la promozione del Bari, segnò due gol bivi, il Bari andò in Serie A, il Bari di Bolchi, e devo dire che fu una festa incredibile, perché erano soltanto tifosi del Bari fuori casa, a no. Cesena, io mi trovai chiaramente in questo clima straordinario, devo dire una trasferta di quelle memorabili, perché il Bari vinse, perché comunque con quella trasferta andò in Serie A, ma perché davvero Cesena era diventato in quel momento il della vittoria, perché all'epoca si giocava il della vittoria. Anzi, siamo quasi in chiusura, 30 secondi, come di consueto, l'ultima battuta. Beh, l'ultima battuta è quella, torno ancora su Vincenzo Matarrese, ripeto ancora una volta, mi ha sempre colpito il fatto che sappia perdonare, e noi un po' tutti in questo settore dovremmo imparare un po' a perdonarci, pur nella diversità delle nostre vedute, invece sembra quasi che chi non fa parte di una parrocchia non possa far parte del mondo Bari. Invece ognuno di noi ama il Bari a modo nostro, personale. Bisogna comprenderlo, insomma, dobbiamo saperci comprendere, perché magari anche dallo scontro, dalla diversità di vedute può nascere anche un Bari migliore. Un grazie ad Enzo Tamborra, grazie anche a voi, a domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.